Stanchi, assonnati, affamati, tristi, impauriti e con un peso addosso di svariate tonnellate. Ah, siamo tornati su Project Zomboid, ragazzi. E dove siamo? Su un tetto, circondati, se non sbaglio, da zombie. Allora, che fare? Che armi c'avevamo? Non mi ricordo. Ah, la lancia si era rotta e non ho, giustamente, il nastro adesivo. Da mangiare non c'abbiamo nulla, ma una sigaretta me la fumo. Ragazzuoli, allora, dobbiamo uscire da sta brutta situazione. Sono le 6 del pomeriggio, le 18 tra l'altro. Allora, vediamo un attimino, dobbiamo tornare a casa. Dovevamo pure costruire, anzi finì i cancelli. Nello scorso episodio siamo andati a prendere un bel po' di legna. Penso che oggi ne andrò a prendere un altro po'. Vediamo, non lo so. Tanto, ragazzi, vi dico questo. Prima di iniziare, molto presto, nella fattispecie, anzi nello specifico, settimana prossima, poi vedrò più indicazioni, uscirà un video proprio specifico che ne parlerà. Scusate un secondo. Ok. Dicevo, settimana prossima, ragazzi, sorpresona. Sorpresona! La primissima collaborazione del canale, non vi dico con chi, non vi dico su che, non vi dico niente. Uscirà, come ho detto, un video dove ci saranno tutte quante le specifiche. Vi dirò solamente che ci sarà una live, ma non sul mio canale. E tutto quello che accadrà comunque nella live poi verrà ricaricato anche qui. Presto, ragazzi, uscirà un video dove vi spiegherò tutto, ma... ci tenevo intanto a iniziare a gettare l'amo e a farvelo sapere. Allora, vediamo se riusciamo a fuggire da questa situazione maledettamente complicata senza morirci. Quello sarebbe l'ideale. Allora, vediamo un po'. Ah, ragazzi, nel frattempo che qua ce ne andiamo, io aspetto i vostri bei commentucci su Zomboid, eh. Fatevi sentire che ultimamente siete stati un po' per cacchi vostri. Non vo' sentito. Fatemi sapere quello che volete, ragazzi. Fatemi sapere... Non so se avete qualche idea su Zomboid, qualche zona dello specifico, sempre a Louisville, magari, da andare a controllare. Fatemi sapere, ragazzi. Allora, qui magari ce la darei anche una controllatina, ma non adesso. Vediamo se riusciamo a... Il tizio non me se fila neanche di strisce. Eccolo. Ci sono sti due? Raga, la stanchezza, la fame, non so... occhio, mamma mia. Bene. Allora, quello che spero io però è che non ci siano altri zombie qua nei paraggi. E c'è questo qua, è poco male. Ciao, bello! Aspetta, ma pure qua non l'ho... L'hanno rotto? Non l'avevo finito? Ok. Mo' proviamo subito una cosa, ragazzi, che volevo provare, ma che non abbiamo ancora visto insieme. Non l'ho neanche provata io, in realtà, Che è una mod. Quella che vi dicevo l'altra volta... Ma non mi fa scavare. Giustamente. Allora, non potendo scavare, ragazzi, la mod non la provo. Non la posso provare. Già. E allora devo fare come ho detto, ragazzi. Devo mettere il furgone o una macchina, comunque un veicolo, davanti al cancello. Cioè, davanti a questi muri. In maniera tale che gli zombie non riescano ad oltrepassarlo o ad avvicinarsi quel tanto che basta per distruggerlo, il muro. Vediamo un po' se riesco. Non credo ci siano le chiavi, infatti.
Facciamolo partire col cavo. Condizione generale, capienza 0,20, bla bla bla. Se vado io gas, senza carburante. Bene, 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 bene. Io ce la dovrei avere un po' di benzina, però. No, sta senza benzina. Questa pure immagino che non parta. In realtà il fatto che rompa qualcosa non mi interessa, perché tanto mi servono solo che... sigaretta. Oh. Secondo. Chi è che rompe le palle? Basta. Non me ne serve troppo. E io ne ho preso pochissimo. Va bene, va bene. Ma questo lo lasciamo qua. Pronto. Poi. Dove farlo partire? Un altro po'. No, mi sa basta, perché invece quell'altro... sto qua... vediamo un po' se riesco... se parte più che altro... avevo un goccio di benzina, raga. Ok, perfetto. Uno sputo proprio. Non sa come... come va questa? Ok. Non so tanto me da tanto. Cerchiamo di mettere al meglio. No, ci devo mettere quell'altro, raga. Famo così. Pensa bene legge e ne scrive, no? Mettiamoceli tutte e due, ma che me frega a me. Vediamo un po'. Non ci prova neanche? Bene. Scemo, scema. Non ci prova nemmeno, perché non può raggiungere il muro. E probabilmente anche lo dovessi riuscire a raggiungere comunque... non basterebbe lo spazio. Quindi scavalca e resta sotto. In poche parole, perciò ottimo, ottimo. Allora, andiamo a riposare 2 secondi e poi andiamo a prendere un altro pochino di legna per fare anche l'altro. E lo chiudiamo almeno. E poi, poi andiamo al piano di sopra, perché voglio iniziare a coltivare. A parte che, ma non ho... sì, che me coltivo che non c'ho. Ah sì, c'ho carote e rapanelli. Beh, meglio di niente. Ah, tipo somma se un pochino. Ora toccherà sta attento, perché comunque sia sicuramente appena scendiamo ci vengono a fare la festa. E infatti qua dietro già ci stanno. Com'è la situazione? Preziotto. Bene.
cazzo non lo so. Mi sto tremendamente fidando del muro che ho messo prima, perché la sto fa tutta quanta veramente a retromarcia. Però si è rotta. Cazzarola. Si è rotta la lancia. Allora, cerchiamo di fare un lavoro rapido. Porca miseria. Sto senza armi. Ah no, aspetta. Perché non mi ha riparato? Beh. Ok. Altro pochino la possiamo riparare. Devo far da fermo, purtroppo. Ok. Vieni qua, va. Spero e penso che siano finiti. Por cavolo. Lascio il fuoco acceso, c'è un pollo io però. Così me ne cerco però. Allora, tanto devo scaricare tutto. Oh, e anche qua, ragazzi, il muro, yes, è completato. Mo ci parcheggiamo per bene il furgone davanti e dovremmo momentaneamente stare abbastanza tranquilli. C'è il problema, ovviamente, che tutto quello che diciamo pesa un po' troppo e che quindi magari mi serve un mezzo di trasporto per portarmi dietro, mo sarà momentaneamente off limits per me, ma solo momentaneamente. Poi provvederò anche a quello. Ok. Ma qua non dovrebbero più poter passare. No, d'accordo, raggiungo. Da ce ne devo mettere due. Riusciamo a metterlo un po' meglio. Poi lo schiacciamo un po' di più. Vabbè, al massimo ci metto anche un'altra macchina, ma vediamo dove mi scavalca. Eh sì, vabbè. Ci arrivano, poi ci metto un'altra macchina. Un'altra macchina ancora, vabbè, non è un problema. La rimediamo, la rimediamo. Intanto andiamo a dormire. Ho visto degli altri veicoli da ste parti. Vabbè, queste purtroppo abbiamo detto che non vanno, quindi è inutile anche andarci a provare. Questo è un peccato. Ah, eccola qua, una bella macchina. Urca. Abbandonata, appunto, dicevo. Prego, lancia, non mi mollare proprio adesso. Ti scongiuro. Sempre pochi zombie, eh. Bene. Ok. E mori. Oh. Oh, dimmi che sei... Tanta benzina ce la mettiamo subito perché all'80% non c'è. Quindi vediamo un po'. Chiusura aperta. Magari c'è pure la chiave. No. Ovviamente no. Poco male. Dai, non famo scherzi e parti subito, per favore.
Dicevo, dai, non famo scherzi e scherzi, e parti subito, partita. Bene. Molto bene. Ottimo. Oh, mamma mia. Ok, scavalchiamo e proviamo anche questo se funziona. Oh, scavalca, bello. Ok, vediamo un po'. Ragazzi, pare di sì. Ma posso... Posso fare il tiro allo zombie da dietro la rete? Dai, su! Quanto ci metti a caricare? E slap! Bene. Questo sembrerebbe che muoviamo, all'altri no. Non ho capito perché. Troppo vicini alla rete, forse. Me l'ha preso. Non me l'ammazza, però lo pia. Vabbè, comunque. Ok. Posso di... Ottimo, ottimo. Allora, a questo punto, ragazzi, non dovrebbero più rompere le palle gli zombie. Prendiamo questi sacchi della spazzatura, intanto perché dobbiamo fare dell'altro oggi. Prendiamo i sacchi della spazzatura, ho preso anche un sacco. Prendiamo anche la pala. Bene. La lancia per il momento purtroppo la devo abbandonare qui, anche se però... Aspettate un po' un secondo, mi è venuta un'idea. Mi è venuta un'idea. Come si faceva la mazza da baseball? A carpenteria era. Mi sa che non ho... ecco qua. Allora. Facciamoci... C'è... Ah, ok, ceppo e ci serve il cacciavite. Ah, però mi serve carpenteria 6. Vedi la spada di legno, che figa. Che cos'è che voglio fare, ragazzi? Al piano superiore, qui, vorrei iniziare a coltivare. Perché lo faccio al piano superiore e non lo faccio fuori, visto e considerato che adesso è tutto libero? Perché è più figo. E quindi voglio coltivare qua fuori. Qua sotto, raga, meglio di no, meglio di no. Qua fuori voglio coltivare. Quindi, posizionerò, andrò a scavare un po' di terra. Mo vediamo qua in giro dove la posso trovare. Spero di non dover tornare al campo da golf, più che altro perché non ho macchine, però vediamo un attimo. Piazzerò qui un bel po' di terra e iniziamo a coltivare. Perché, raga, io penso che occhio e croce, se non l'hanno ancora fatto, penso che tra pochissimo salterà la corrente, quindi... Frigorifero, ciaone. E dobbiamo iniziare a cercare provviste in giro. Però finché non le troviamo, queste provviste, l'unica soluzione è coltivare. Anche perché poi, se no, arriva l'inverno e coltivare non sarà più possibile. Allora, qui purtroppo abbiamo detto che terra non ce n'è. Qui sì. Non mi devo allontanare neanche più di tanto, ragazzi. Bene, 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 bene. Facciamoci una. Ma posso mettere. Scusate. No, non me la fa. Pensavo che la potevo prendere anche a due mani, invece no. Vabbè, fa niente. Vai a terra. Devo rimettere le toppe ai vestiti comunque dall'altro io, eh. Ma poi facciamo anche quello. Allora, raccogli terra. Bene. Iniziamo subito. Tanto zombie... Ah, qua ce ne stanno un paio. Bene. Dobbiamo prendere un pochino, eh. Non la metto contro il muretto, perché sennò cado di sotto. È successo in troppe partite. Quindi... A parte che probabilmente poi farò una sorta di recinzione qua intorno perché, raga, è estremamente pericoloso. Ma farò una recinzione proprio intorno comunque alla terra qua, al terriccio. Fatemi vedere se mi hai dato il sacco. Infatti, sì, massimo 4
Zolle de Terra. Allora facciamo ancora un paio di viaggi. E aspetta, prima voglio andare a vedere una cosa però. Che magari riesco anche a ridurre. Se riesco a ridurre i viaggi non sarebbe male. L'unico problema è che gli altri sacchi, se ci stanno, stanno nell'edificio a fianco al nostro. E ci dovrebbero essere anche gli zombie. Però vediamo, verifico. Tanto comunque devo uscire fuori, quindi poco male. Allora, non corriamo così non mi stanco. Ecco. Sacco di ghiaia. Ma sacco di ghiaia lo posso... lo posso svuotare, forse mi dà... un po'. Spargi ghiaia. Veloce. Ok, mo ci abbiamo due sacchi. Allora, tu... ok, evita di rompere le scatole. Bene, 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 bene. Andiamo, andiamo, andiamo. Raccogli terra. Ok. Ragazzi, io raccolgo questa. E poi ci vediamo direttamente in base con due bei saccotti pieni, pieni di terra. Pronta per essere coltivata. Oh, ragazzi. Bene. La terra l'abbiamo messa. Adesso facciamo un po' di solchi nel terreno per poi mettere i nostri semini e iniziare a piantare finalmente un po' di verdura. Solo la verdura, ovviamente, ragazzi, non è una dieta particolarmente equilibrata, quindi poi proveremo a mettere anche qualche trappolina, ci faremo delle zone di caccia, diciamo. E non solo, faremo anche... tanto apriamo i broccoli. Faremo anche... vediamo un po' se riusciamo a fare... ok, facciamo una fila di broccoli, una fila di carote e una fila di rapanelli. Dicevo, poi proveremo a fare anche una casetta del pescatore. Insomma, faremo veramente, veramente tante svariate cose, ragazzi. Bagnato, assetato. Appena umido. Quanto vi dobbiamo mettere d'acqua? Info. Mattiano, ho bagnato. Vabbè, allora. Facciamoli tutti e due perché tanto ci serviranno. Non sono riuscito a annaffiare un cavolo comunque, raga. Vorrei farvi notare questa cosa qua, eh. Innaffia. È pieno. Madonna mia, quanta acqua gli serve. Tantissima. Bagnato, ok. Poi appena fa giorno andiamo a prendere un paio di casse e ce le portiamo lì dove appunto stiamo coltivando. Visto che le casse ci stanno, ragazzi, sarebbe meglio costruirle così aumenta carpenteria? Sì, sì. Ma no, cioè nel senso dovremmo andare comunque prima a prendere la legna, dovremmo fare parecchi giri, quindi a conti fatti in realtà... Non mi conviene, non mi conviene assolutamente. Visto che già ce l'ho qua, belle pronte all'uso, ragazzi, utilizziamo queste qui. Qua un po' di legna ce l'abbiamo, ma la utilizzeremo dopo per fare altro. Sperando di non romperla, ovviamente. Pesa 8 tonnellate. Questo ramo adesso non mi serve, lasciamolo qua. Dai, lo sapevo io. Questo, ragazzi, è il problema di cui vi parlavo prima. Mannaggia la miseria. Dai, non gliela fai proprio, su. Uno sforzino. Non ce la fa. Proviamo a lasciare le assi, magari così facendo. È una alleggerita, ce la diamo, eh. Decisamente. C'ho la barba a punta. Allora. Bene.
E dai. Riposo di 2 secondi, due. Due proprio, eh. Molto affaticato così gli avresti fa scarica, eh. Oh, ma sei una pippa al sugo, però. E dai. E per favore. E per favore, ma tu ammazzi gli zombie, santo Dio. E non riesce a scavalcarmi una recinzione? E dai. No. E non è credibile. Su. Oh, ce l'abbiamo fatta, signori. Ce l'abbiamo fatta. Oh, andiamocene a casa. Chiudiamole sempre le porte, amico mio, magari. Perché non si sa mai. Non si è mai troppo tranquilli, non si è. Questa qui è la zona. Giardinaggio che piano 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 prende vita. I vermi li mettiamo qua dentro. Poi mi devo fare la compostiera comunque. Allora, vediamo un po' per la compostiera. Carpenteria. Allora. Cassetto, mortaio e pastello. Poi lo facciamo anche questo. Sto guardando nella zona sbagliata. Allora, costruisci cassa di legno, mobile, d'ostava, barile, compostore. Asse. Ah, la posso già fare. Asse 5, chiodi 4. Vabbè, poi la facciamo. Col passare del tempo, trasforma il cibo marcio e inutilizzato in fertilizzante. Raccoglilo usando un sacco. E usalo per fertilizzare le colture. Ottimo. Ragazzuoli, io che vi dico? Anche per oggi, anche per questo video è tutto. Abbiamo completato le recinzioni, o meglio, abbiamo chiuso le aperture che c'erano nelle recinzioni. Quei cancelli, ragazzi, purtroppo hanno tenuto pochissimo. Non potendo scavare buche, perché lì c'era il cemento. Ho dovuto mettere un paio di veicoli davanti a ogni entrata, in maniera tale che gli zombie non possono buttare giù i muri dei tronchi, che sì, ci mettono tanto, però alla lunga lo possono fare. Quindi, per evitare, ho preferito chiudere tutto. Dovrò pensare a un modo per creare comunque un passaggio. Tranquilli che poi mi farò venire in mente qualcosina anche per quello. Qualche idea già ce l'ho, poi vi farò vedere di che si tratta. Poi abbiamo fatto finalmente il nostro orticello sul tetto di casa. Ragazzi, stiamo veramente da paura, veramente veramente bene. Nel prossimo video, che cosa possiamo fare? Che cosa possiamo fare? Sicuramente dobbiamo andare in giro a cercare un altro po' di cibo. Io andrò a prendere un altro po' di legna e dobbiamo soprattutto cercare un nuovo mezzo di trasporto. Ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video, anche per oggi è tutto. Mi raccomando, se non avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, lasciate tanti bei pollicioni in su e tanti bei commenti, raga. Come al sempre, vi ricordo che siete voi che mandate avanti un po' tutta la baracchetta. Quindi, anche per quanto riguarda le serie, gli episodi e Zomboid, fatemi sapere quello che ne pensate qua sotto nei commenti. Mi avete scritto più volte da fare video un po' più lunghi, raga. Purtroppo non posso, perché normalmente io mi tengo sempre intorno ai 30 minuti. Primo perché dopo più di 30 minuti, ragazzi, io lo so che magari alcuni di voi vorrebbero dei video lunghi 3 ore, perché su Zomboid starebbero giorni fissi a guardare. Però non tutti. E a posto. E quindi, ragazzi, succede che magari poi un video troppo troppo lungo, in molti dopo un po' non lo guardano. E per quanto può essere, raga, mi serve che non sia così. Perché sennò YouTube i miei video li prende, li mette da una parte e dice ok, state bene là e non li fa vedere più a nessuno. E non va bene, ovviamente non va bene, ragazzi. Io vi devo chiedere scusa ancora perché lo so, raga, non sono sempre molto continuativo. Cioè, nel senso, a volte magari passa 1 o 2 giorni prima che esce un altro video, ma c'ho veramente tanti impegni, tanti impicci, però vorrei riuscire a concentrarmi molto di più su YouTube perché un giorno, magari, chissà, anche io possa aspirare a fare questo come lavoro, perché
Raga, ovviamente se riuscissimo un po' tutti a fare quello, a fare del lavoro quello che ci piace, sarebbe fantastico. Mai dire mai, mai dire mai. Ragazzuoli belli, detto questo, snocciolate tutte queste informazioni che non necessariamente vi interessano, ma va bene così. Io vi ringrazio, vi saluto, vi do appuntamento alla prossima. Come al solito, ragazzi, buona sopravvivenza a tutti. Ciaone!